E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi sto registrando ad un orario indecente, quindi ragazzi mi raccomando un bel like per supportarmi e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Oggi voglio parlarvi di una cosa molto importante, e cioè è Natale, stiamo per cacciare i soldi, se non l'avete già fatto lo stiamo per fare. Quindi soprattutto ragazzi la cosa più importante è risparmio per facendo bella figura, e sono qui oggi per mostrarvelo. E infatti voglio mostrarvi le migliori cose acquistabili su Amazon con pacchetto Prime e che soprattutto sono tech, che quindi fanno piacere a colui alla quale vogliamo regalarlo, colei, zia, zio, mamma, padre, amico, amica, fidanzato, fidanzata e così via. Dunque ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con il video, ricordando però che questa domenica vi mostrerò in un video come risparmiare su molti di questi acquisti con un semplice trucco che ovviamente non pregiudica tutto quello che è il prospetto legale della faccenda. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con le prime due offerte. Le prime due cose di cui voglio mostrare, e che ovviamente da qui in poi troverete sempre il link in descrizione, sono due oggetti Aoki che ho acquistato personalmente e che vi voglio mostrare. Il primo oggetto è questa bellissima lampada RGB, cambia colore con più di 100 colori per l'appunto, e che costa soltanto 25 euro su Amazon. Voi direte 25 euro per una lampada? Ebbene, in realtà sicuramente farete bella figura. Inoltre i colori sono davvero ben chiari, molto luminosi, ha tre potenzialità di colore all'interno, cioè la luminosità varia a seconda del nostro piacimento, con un semplice tocco praticamente qui sulla parte più argentata appunto della lampada stessa, e che farà sicuramente piacere a colui che la riceverà. Il secondo oggetto di cui voglio parlare costa 9,90€ all'incirca su Amazon, sempre di Aoki, ed è questo supporto cellulare. Questo supporto l'ho acquistato io stesso e ci permette con un semplice tasto di modificare quella che è l'inclinazione dell'oggetto in sé per sé. Voi direte, e che me frega? E no, invece è molto importante, perché io personalmente ad esempio lo utilizzo per posizionare il telefono qui e studiare, o comunque anche per vedere un semplice film su Netflix, un video su YouTube o quant'altro, soprattutto i video su YouTube, quando guardate i miei video, quindi acquistatelo. Se i primi due oggetti non vi sono piaciuti, niente paura, l'abbiamo un po' per tutti. Infatti il terzo oggetto che voglio mostrare è questo power bank da 15 euro acquistabile su Amazon. Perché non vi ho mostrato altri power bank che magari costano di meno? Perché questo è da 10.000 mAh, il che significa che almeno due ricariche a qualsiasi dispositivo lo supporta. Inoltre supporta la quick charge, il che significa che telefoni di ultima generazione che hanno la ricarica rapida riescono a ricaricarsi con questo caricatore per l'appunto in 1 ora e mezza, 1 ora e 50. Ovviamente questo è il lato medio o teoricamente basso della medaglia, perché se vogliamo andare sul power bank più costoso di Amazon, allora parliamo del sottoscritto che ha acquistato questo power bank da Anker. Anker è infatti un'azienda straordinaria che fa supporti, power bank e tutti i gadget per l'appunto che riguardano il mondo smartphone. Ebbene, questo power bank che adesso vi mostro qui in live costa 100 euro. Ovviamente lo acquistiamo a meno di 60 su Amazon se lo acquistate da questo link in descrizione. Ma voi direte, che cos'ha di particolare questa power bank? Beh, anzitutto una confezione da 3 pacchi all'interno dei quali esce un quick charge di questa maniera, con tutti i cavi possibili e immaginabili, supportabili con smartphone, tablet e PC, perché sì, riesce a ricaricare anche PC. Sembra un venditore della folletta, l'ho già detto una volta in un video, comunque lo ripeto. In ogni caso, questo powerbank ha 3 ingressi e tutti e 3 gli ingressi riescono a supportare contemporaneamente una quick charge a qualsiasi dispositivo voi lo collegate, ovviamente che supporta anche solo quick charge. Quindi 3 in contemporanea, ricarica veloce e 20.000 mAh di ricarica, il che significa che il mio Galaxy Note 8 lo ricarica per ben 4 volte all'incirca, completamente. Passando invece ad altri due prodotti, discostandoci di tutto quella che è la fascia statica degli oggetti acquistabili su Amazon, possiamo trovare due oggetti in particolare che mi hanno colpito molto per la loro qualità e per la loro ovviamente convenienza nel prezzo. Stiamo parlando di Xiaomi Mi Band 2, fascia da braccio, da polso per l'appunto, che ci permette di monitorare al suo costo di 35 euro, ma acquistabile tranquillamente su Amazon all'incirca 25-26 euro in offerta un giorno sì e l'altro pure, praticamente quella che è la miglior smart band acquistabile per l'appunto online. Infatti Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro con una smart band che ha una batteria che dura all'incirca 1 settimana, ci permette con la sua certificazione di farci la doccia, ci permette di monitorare i passi, il battito cardiaco e tutto quello che comunque ad uno sportivo o comunque ad un appassionato di salute gli può interessare. Se per voi questo è ancora poco, al costo di 100 euro, io sinceramente però online l'ho trovato anche 20-30 euro in meno
raramente, ma l'ho trovato, possiamo acquistare quest'altro orologio, questa volta non più smartband, di Huawei. Infatti questa smartband, che purtroppo da 24 ore è diventata un po' vecchia, nel senso che Xiaomi l'ha presentata nella versione 2 negli ultimi 24 ore in Giappone, ebbene con questa smartband, assolutamente best buy del 2016-2017, riusciamo ad acquistare quella che è il miglior smartband annesso a, per l'appunto, orologio, smartwatch, quindi da polso, acquistabile sul mercato. E infatti ha GPS integrato, retroilluminazione, tutto quello che si vuole, tutti i sensori possibili e immaginabili, IP68, addirittura 10 metri di profondità, riesce a resistere il suo vetro senza disintegrarsi, e tutto quello che volete e potete immaginare. Anziché comprare per l'appunto un orologio di Samsung, Huawei ed LG, delle cose di 300 euro, questo è un giustissimo compromesso, fatto sempre da una ottima ed importante casa costruttrice, ma che comunque sicuramente non lascia deluso chi lo riceve. Siamo giunti agli ultimi tre prodotti, ragazzi, il terzultimo prodotto non è però il terzultimo in importanza. Infatti stiamo parlando di cuffie. Chi non vuole ricevere delle bellissime cuffie per Natale? Ebbene, queste cuffie qui sono particolari perché sono poliedriche, riescono a fare tante cose insieme. Infatti oltre ad avere un ottimo prezzo, cioè 20 euro su Amazon, ovviamente Amazon in tutto ciò non mi sta dando niente come né oggetti né soldi, sto parlando di Amazon perché riusciamo ovviamente in procinto, in prossimità, quello che sono delle feste, di ottenere con Prime dei prodotti buoni subito. In ogni caso, comunque, queste cuffie Bluetooth riescono a correre insieme a noi, a passeggiare insieme a noi, a mangiare insieme a noi, perché sì, praticamente sono le cuffie molto particolari che sono fatte sia per lo sport ovviamente che sia per la statica, tra virgolette, quindi anche davanti al computer riescono ad avere un ottimo audio, riescono ovviamente ad avere un Bluetooth molto potente, riesce ad avere infatti un'ottima larghezza di banda per ricevere il segnale in ingresso dal dispositivo qualora per esempio voi stesse in un'altra stanza e così via. E ovviamente con il loro design molto ergonomico riescono anche a supportarci in quello che è tutta l'attività motoria e quindi sportiva che facciamo giorno per giorno. Gli ultimi due prodotti vanno un po' sulla fascia di nicchia di cui vi sto parlando, ma sono prodotti molto molto validi che anche io acquisterei se avessi i soldi, il dio denaro. Ebbene, stiamo parlando di due tablet. Il primo è acquistabile al costo di 70 euro su Amazon ed è proprio il tablet di Amazon, l'Amazon Fire. Ebbene, io ve lo consiglio a tutti i costi perché con 70 euro vi portate un grande tablet a casa che vi permette per l'appunto di fare le cose che si fanno con un tablet, cioè guardare Netflix, YouTube, pagine internet e quant'altro, con un ottimo compromesso qualità-prezzo. Il materiale sì, non sarà eccellente, sarà plastica ma un'ottima batteria, e vi consiglio a tutti i costi di regalarlo, di acquistarlo stesso voi qualora avesse la disponibilità economica. Se questa soluzione non vi piace, possiamo spostarci a Samsung, ovviamente non sarete troppo di prezzo, parliamo di 150 euro per il suo Samsung Galaxy Tab E, ma ovviamente un Samsung che fa la differenza rispetto all'Amazon Fire visto precedentemente. Di conseguenza possiamo parlare di un grande tablet, non eccellente, ma che farebbe la sua bellissima figura anche per una persona che usa il tablet per affari, quindi per lavoro, e di conseguenza farebbe una bellissima, bellissima figura rispetto a quello che è l'Amazon precedentemente elencato, che comunque può essere utilizzato prettamente per uso domestico. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Vi ho mostrato tanti prodotti da regalare a Natale, sia agli altri che a voi stessi. Se il video vi è piaciuto supportatemi con un bel like ed iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Come sempre ci vediamo domenica con un ottimo video, molto interessante, su quelli che sono i trucchi del mestiere per risparmiare un pochettino in ambito tech, soprattutto su internet, quindi sugli acquisti online. Dunque non perdetevelo, accendete la campanella delle notifiche qualora non l'aveste ancora fatto, per qualsiasi notifica che io vado a pubblicare sul canale tra post e video. E niente, ci vediamo domenica ragazzi, buon weekend, ciao. Jingle bells, jingle bells, jingle...